Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona festa. La prima lettura di oggi dal libro dell'Apocalisse ci parla del cielo e ci pone davanti a una moltitudine immensa, incalcolabile, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Sono i santi. Che cosa fanno lassù? Cantano insieme, lodano Dio con gioia. Sarebbe bello ascoltare il loro canto. Ma possiamo immaginarlo? Sapete quando? Durante la messa, quando cantiamo Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'Universo. È un inno, dice la Bibbia, che viene dal cielo, che si canta là. Un inno di lode. Allora, cantando il santo, non solo pensiamo ai santi, ma facciamo quello che fanno loro. In quel momento della messa siamo uniti a loro più che mai. E siamo uniti a tutti i santi, non solo a quelli più noti del calendario, ma anche a quelli della porta accanto, ai nostri familiari, conoscenti, che ora fanno parte di quella moltitudine immensa. Oggi, allora, è festa di famiglia. I santi sono vicino a noi, anzi, sono i nostri fratelli e sorelle più veri. Ci capiscono, ci vogliono bene, sanno qual è il nostro vero bene, ci aiutano e ci attendono. Sono felici e ci vogliono felici con loro in paradiso. Per questo ci invitano sulla via della felicità, indicata nel Vangelo odierno, tanto bello e conosciuto: beati i poveri in spirito, beati i miti, beati i puri di cuori. Ma come? Il Vangelo dice beati i poveri, mentre il mondo dice beati i ricchi. Il Vangelo dice beati i miti, mentre il mondo dice beati i prepotenti. Il Vangelo dice beati i puri, mentre il mondo dice beati i furbi e i gaudenti. Questa via della beatitudine e della santità sembra portare alla sconfitta. Eppure, ci ricorda ancora la prima lettura, i santi tengono rami di palma nelle mani, cioè i simboli della vittoria. Hanno vinto loro, non il mondo, e ci esortano a scegliere la loro parte, quella di Dio che è santo. Chiediamoci da quale parte stiamo, quella del cielo o quella della terra? Viviamo per il Signore o per noi stessi, per la felicità eterna o per qualche appagamento ora? Domandiamoci, vogliamo davvero la santità o ci accontentiamo di essere cristiani senza infamia e senza lode, che credono in Dio e stimano il prossimo ma senza esagerare? Il Signore chiede tutto. E quello che offre è la vera vita. Offre tutto. Offre la felicità per la quale siamo stati creati. Insomma, o santità o niente. Ci fa bene lasciarci provocare dai santi, che qua non hanno avuto messe misure, e da là tifano per noi, perché scegliamo Dio, l'umiltà, la mitezza, la misericordia, la purezza, perché ci appassioniamo al cielo piuttosto che alla terra. Oggi i nostri fratelli e sorelle non ci chiedono di sentire un'altra volta un bel Vangelo, ma di metterlo in pratica, di incamminarci sulla via delle beatitudini. Non si tratta di fare cose straordinarie, ma di seguire ogni giorno questa via che ci porta in cielo, ci porta in famiglia, ci porta a casa.
Oggi quindi intravediamo il nostro futuro e festeggiamo quello per cui siamo nati. Siamo nati per non morire mai più. Siamo nati per godere la felicità di Dio. Il Signore ci incoraggia e a chi imbocca la via delle beatitudini dice: rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. La Santa Madre di Dio, Regina dei Santi, ci aiuti a percorrere con decisione la strada della santità. Lei, che è la porta del cielo, introduca i nostri cari defunti nella famiglia celeste. Angelus Domini, nunciabit Mariae. E concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris, ut dignificiamur promissionibus Christi. Grazie in Tua, anquesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante, Christi fili Tui, incarnazione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloria perducamur, per eunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, Requiem aeterna dona ei Domine, et lux perpetua luce a Tei, requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Es hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, saluto con affetto tutti voi pellegrini dall'Italia e di vari paesi, famiglie, gruppi parrocchiali, associazioni e scolaresche. Un saluto speciale rivolgo ai partecipanti alla Corsa dei Santi, promossa dalla Fondazione Missioni Don Bosco, per vivere in una dimensione di festa popolare la ricorrenza di tutti i santi. Grazie per la vostra bella iniziativa e per la vostra presenza. Domani pomeriggio mi recherò al cimitero Laurentino di Roma. Vi invito a accompagnarmi con la preghiera in questa giornata di suffragio per quanti ci hanno preceduto nel segno della fede e dormono il sonno della pace. A tutti voi auguro una buona festa nella compagnia spirituale dei Santi e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.